buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Congresso si fa sul congressista, ogni congressista spinge sul territorio. Buon lavoro, buon lavoro. Voi di dove siete? Latina, Latina. Siete del Cisterna. Anche voi Cisterna o la fine Latina? Cisterna. Ma sta funzionando, c'è un po' di lavoro, sta ripartendo un po' ancora fermo. Insomma, sembra. Sembra. Dai. Sembra di sì, dai. Bocca al lupo. Grazie. Bocca al lupo. Signori, come state? Buongiorno a tutti, come andiamo? Buon lavoro, grazie per il vostro lavoro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto buongiorno a tutti, sono molto lieto di aver avuto questa possibilità con il maestro, con l'azienda, con la SPA, di visitare questa struttura che, come vedete, finalmente c'è. Cambierà per molti aspetti la vita a Roma, è una cosa bella questa, sarà una grande occasione di benessere e di crescita per Roma, e sarà soprattutto, io credo, un segnale della ripartenza di questa città, ma non solo di questa città. E allora, insieme al commissario Tronca, che ringrazio, io sono qui per dire che sì, nel 2016 finalmente è la volta buona, davvero, dopo qualche annuncio fatto da altri nel passato che non è andato a buon fine. Questa è la volta buona perché finalmente la nuvola diventi operativa e sia quello straordinario attrattore che tutti voi sapete. Dall'altro lato però un messaggio non soltanto per la nuvola, qui c'è un grande architetto con una fama mondiale, quindi è un progetto che è visibile, conosciuto e molto bello. Ma penso, parlavo prima con i nostri amici a partire da Fuxas, che a tutti quei giovani architetti che in questo momento non vedono le possibilità di lavoro, alle aziende che sono ferme, allora il messaggio che vorrei dare è che si sblocca il paese. Voi avete visto che per i dati, che dopo tante polemiche i dati sono finalmente positivi sulla ripartenza dell'Italia, i dati del Jobs Act, del PIL, le cose di cui abbiamo discusso ieri, però l'Italia cresce davvero se finalmente ripartono gli investimenti e le infrastrutture, se riparte un modello diverso di edilizia, se ripartono le piccole e medie aziende che lavorano in questo settore. E la prima cosa da fare è finire i lavori incompiuti. Ce ne sono alcuni bellissimi di architetti di fama internazionale, ce ne sono tanti altri in questa città che sono troppo fermi. Il nostro obiettivo è sbloccare. Basta con le polemiche del passato, il nostro governo ha l'intenzione di farle finalmente chiudere dando l'occasione il prima possibile ai sindaci di tagliare i nastri e di vedere finalmente queste opere in attività. Dunque questo è l'obiettivo, la nuvola è qua, è pronta, siamo al 95% dei lavori, da quando sono partiti i lavori veri si è fatto le corse? Sì. Sono partiti da un anno e mezzo. I lavori veri, il progetto però è del 2000. Ecco, questo paese deve cambiare, tempi stretti, quando si parte bisogna riuscire anche a dare un'occasione di certezza dei lavori anche per le lavoratrici e i lavoratori che fanno un grandissimo lavoro a livello.